essere figli di Dio. Vuoi dire, ma insomma, che chi se ne frega? Peccato, hai sprecato tutto. E che? Sei passato da questo pianeta così? Sei nato, sei sposato, i figli, le cose, la pensione, adesso oh, vedo che i tempi stanno accorciando anche per me. Mi guardo allo specchio e dico, sei un pensionato. Dopo una vita, ti sposi, figli, il lavoro, la carriera, tutto quanto, poi in pensione. E dopo la pensione? Che c'è, un altro lavoro dopo la pensione? E questo è l'ultimo stadio per me, e per quelli che sono in pensione come me. E che sono passato da questo pianeta per recitare una parte nella commedia del mondo e poi scompaio. Per questa banalità sono passato da questo mondo. Nei tempi immensi dell'universo, che sono anche 100 anni, sono un soffio, niente. A confronto dell'eternità, ma che sono? Dare un senso profondo alla tua vita, ecco, perché Dio ci ha creato. Ma non è che se ne è fregato. Lasciandoci in un vuoto esistenziale, la luce brilla nelle tenebre, scoprire la dimensione di Dio dentro di noi. Scoprire questo nucleo divino in noi significa scoprire i nostri ti amo, perché se tu guardi il sole e ti accorgi che la tua vita dipende dal sole, tu vivi perché c'è il sole che ti riscalda, tu vivi perché stai respirando. Ma il tuo respiro dipende dall'aria che sta attorno a te. Attorno a noi c'è vita e la stiamo respirando. Se non ci fosse questa vita, questo ossigeno, noi moriremo. Ci sentiremo asfissiare. È come se attorno a noi ci fosse un ti amo da respirare che ci dà vita. Perché l'amore dà vita. Dà vita. Se l'amore non dà vita non sarebbe neanche amore. E questo amore lo vediamo anche nella natura, nell'aria che respiriamo, nel sole che ci illumina, vediamo tutti i ti amo di Dio, nei colori della natura, vediamo i ti amo di Dio, i ti amo che vengono a noi. Scoprire questa nuova sensibilità, scoprire questi ti amo che stanno attorno a noi, e noi stiamo fermi, inerti? No. Scoprire questo nucleo divino in noi significa cominciare ad assomigliare al nostro Padre Celeste, amore incondizionato. Che il nostro cuore dica i suoi ti amo. Dica i suoi ti amo al sole. Dice, bah, dai, per favore, fallo. Di al sole ti amo. Questa sensibilità la conosceva molto bene San Francesco, che in questo amore verso tutte le cose, addirittura fratello sole, sorella luna, fratello lupo, emanava tanto, tanto di quell'amore che il lupo selvaggio si inchinava, perché c'era questo nucleo divino in San Francesco così sviluppato che emanava amore, e anche un animale feroce diventava mansueto. Comincia a dire che ti amo lì dove sei, nel luogo dove ti trovi, a questa stanza, a voi, che esca questo raggio divino, ti amo. Ti amo. Incontri una persona con il tuo cuore, ti amo, e guardate, e se in te c'è questo raggio divino di amore che illumina quella persona, lo guardi con uno sguardo di amore. Fate la prova e ditemelo. Se tu guardi una persona con uno sguardo d'amore, ti si illuminano gli occhi. È vero? Man mano che scopri questa luce che sta dentro te, perché c'è, e se tu pensi che non ci sia, io ti dico, non è vero, scava. E se c'è questa perla, beh, veramente ve lo dico. Ma accorgetevi, persone con la faccia scura fanno diventare l'altro con la faccia scura. Tu vedi una persona innamorata, che gli occhi gli brillano, ti guardo con gli occhi che brillano, e brillano pure a te. L'amore è comunicativo. E questo è anche un suggerimento ai mariti, date ogni tanto qualche bacetto alle vostre mogli, è un segno, e viceversa, e viceversa. Prego, e poi tu. Mi vedeva lo sfondare una domanda. Dico, perché Dio ha scelto la morte e la risurrezione come la più forte delle dimostrazioni per dimostrare l'amore che aveva verso la sua creatura? È stato pesante la tua morte, come dicevo, lui che è volato per noi, si è caricato. Dico, ma non poteva esistere nella tua onnipotenza qualche altra forma che non fosse la morte e la risurrezione? Poteva esistere. Allora, io vi dico una cosa, parlavamo di amore?
la massima manifestazione, la cosa più brutta, peggiore che l'essere umano ha nella sua vita qual è? La morte. La morte. La morte è la cosa più terrificante, perché uno o non ci pensa, oppure diventa pazzo, oppure diventa bulico. Perché io? Perché mi devo alzare la mattina? Se tutto è destinato a morire, i miei affetti, i miei amori, tutto quanto, ma che mi serve? Se la morte annienta tutto, e se la morte significa l'annientamento dell'essere, tu che hai una personalità, tu che hai una tua sensibilità, tu che sei quello che sei. Allora, siccome questa è la nostra più grande e terribile realtà, l'amore vero, totale, è condivisione. Posso dire, sai, ti voglio bene, e fino a lì sono parole. Ma se io condivido la tua realtà, io soffro assieme a te, in una coppia, in una madre con un figlio malato, questo si vede chiaramente, la mamma che ama enormemente il proprio figlio sta soffrendo, e la mamma soffre assieme a lui, dice, ma non potevo morire io, ma perché tu? Perché tu, io, vi voglio dire che anche umanamente l'amore vero, totale, è condivisione totale. Ecco perché questo amore ha voluto condividere la parte più terrificante della nostra esistenza per svelarci una verità meravigliosa, che è quello di dire che la morte non è morte. La morte non è morte. Cristo è morto, noi moriamo e Cristo muore. Cristo è risorto, tu risorgi, io risorgo, noi risorgiamo. Nella infinita intelligenza di Dio, la morte, diciamo, non è più annientamento dell'essere. No. Tant'è vero che Gesù dice, non temete se uccidono il corpo, ma non possono fare niente al vostro nucleo divino, alla vostra anima. Quindi scoprire questa bidimensionalità nostra. Noi siamo esseri bidimensionali, non monodimensionali. Questo mondo conosce solamente un'unica dimensione. La maggior parte della gente lo vede nella mentalità delle persone. Una sola dimensione, che è quella di un corpo che mano a mano si degrada e muore, come un cane, un gatto, la stessa cosa, alla fine. Che cosa c'è? Perché noi abbiamo sentimenti, il gatto non ce l'ha, ma la nostra vita è uguale. Ecco, Dio è venuto a rivelarci un qualcosa di meraviglioso. Noi siamo esseri bidimensionali, siamo spiriti incarnati. E già questo ti fa vedere la tua vita in un modo diverso, ma anche la vita degli altri, ti comincia a fare vivere in una dimensione più allargata, non confinata solamente a un palmo dal tuo naso, ma una dimensione che abbraccia l'eternità. Se siamo esseri bidimensionali, significa che il nostro spirito, guardate che non muore, eh? Non muore il nostro spirito, tu sei un essere eterno. Caspita, comincia a guardarti in un modo diverso, ti guardi in un modo diverso, hai una percezione di te diversa. Ecco perché cambia la vita. Ma come? Noi non dobbiamo prendere quell'opportunità che lo Spirito Santo ci dà di passare al vero sé, alla vera percezione di noi stessi. Siamo esseri divini. Siamo esseri spirituali in un corpo materiale, senza naturalmente negare né il nostro corpo, né la nostra mente, né la nostra intelligenza, perché sono dei doni meravigliosi. Non neghiamo la dimensione materiale, ma nello stesso tempo riconosciamo la nostra dimensione spirituale. Viene questa luce ad ognuno di noi per dire, dai, prendi coscienza. Prendi consapevolezza della bellezza che c'è in te. C'è un tesoro prezioso, scoprilo. Troveremo questo tesoro meraviglioso, ma forse tutto il forziere ancora non è venuto fuori. Perché se no, la tentazione qual è? Dice, beh, sai Pino, io ho trovato il mio tesoro, da qua basta, non mi trasformo più. No. Noi ci fermeremo di trasformarci solamente nell'ultima trasformazione. Lo sapete qual è l'ultima trasformazione nostra? Quando questo nostro corpo, questa navicella ormai già ha fatto il suo compito, no, quella sarà la nostra ultima trasformazione. Usciremo dal bozzolo e prenderemo le nostre ali, le ali del nostro spirito. Questa è la nostra verità.